La malattia di Fabry è una malattia genetica. Alla mutazione di un gene sul cromosoma X corrisponde il difetto di un'attività enzimatica, l'alfa-galattosidasi A, e conseguenza di questo è l'accumulo di sostanze complesse, grasse, nelle cellule di tutto l'organismo e in particolare nelle cellule dell'apparato cardiovascolare. La diagnosi di questa malattia è facile, basta un prelievo di sangue. In un ambiente qualificato è possibile dosare nel sangue l'attività enzimatica e anche fare l'analisi molecolare del gene. Quali sono i segni e i sintomi che ci possono aiutare nel sospettare l'esistenza di questa malattia e aiutarci a diagnosticarla? Possiamo descrivere quello che è il quadro clinico più comune, come si manifesta nella maggioranza dei maschi. L'inizio della malattia è molto precoce, sono ragazzi o adolescenti che presentano le due caratteristiche principali più note di questa malattia, che sono la tipica eruzione cutanea, l'angiocheratoma, e i dolori accessuali delle estremità delle mani e dei piedi. Dolori urenti, molto disturbanti l'attività quotidiana dei ragazzi, che si accompagnano anche a difficoltà di sudorazione e intolleranza al caldo. Anzi, l'esposizione stessa al caldo può provocare queste crisi, creando un grande disagio a questi ragazzi e la difficoltà di condividere la vita con i propri coetanei. La difficoltà di rendersi conto del carattere neuropatico di questi dolori e quindi di attribuirli correttamente alla malattia di Fabry fa sì che questi pazienti ricevano diagnosi di affezione reumatologica, di malattia reumatica o addirittura di disturbo psichiatrico. In questa maniera si perde l'occasione di poter fare una diagnosi tempestiva della malattia di Fabry. I sintomi e i segni più severi della malattia compariranno comunque successivamente, verso i 25-40 anni, stiamo sempre parlando del decorso caratteristico che colpisce la maggior parte dei maschi, quando compariranno i sintomi a carico degli organi vitali, in particolare del rene, con l'insufficienza renale fino anche al bisogno di trapianto, del cuore con la cardiopatia ipertrofica e le tachiaritmie parossistiche, del sistema nervoso centrale con la comparsa di deficit improvvisi, deficit neurologici improvvisi, infarti cerebrali e quindi, in una parola, dell'ictus. Per fortuna, non in tutti il quadro clinico è così severo, perché nella maggior parte delle donne e in una parte dei maschi può avere un decorso più attenuato, con un esordio più tardivo e con sintomi più circoscritti ad un organo, che di solito però è proprio l'organo, l'apparato cardiovascolare. L'ictus quindi colpisce il 25% dei soggetti di ambo i sessi affetti da malattia di Fabry. Si tratta di solito di quelli che si chiamano infarti minori. Infatti, queste persone possono recuperare, non c'è un deficit residuo, possono recuperare bene, ma la contropartita di questo è che l'ictus tende a recidivare nel tempo. Il meccanismo che lo genera è il più comune è quello dell'infarto lacunare, cioè di piccole lesioni nel tessuto nervoso cerebrale, che sono dovute ad alterazioni dei vasi sanguigni di piccolo calibro, come accade per esempio nella ipertensione arteriosa. Altri meccanismi possono essere in gioco, come infarti più estesi o come fenomeni cardioembolici, quando ci sia un interessamento anche del cuore da parte della malattia di Fabry. La risonanza magnetica permette di seguire passo passo la patologia di questa malattia, di queste complicanze cerebrali, e ci fa vedere le alterazioni strutturali dei vasi sanguigni del collo e intracranici, le lesioni, i piccoli infarti lacunari che si generano all'interno del tessuto nervoso e anche la rarefazione della sostanza bianca cerebrale che è dovuta all'ischemia cronica di questi pazienti. Quindi la malattia di Fabry è responsabile di ictus in soggetti giovani. La patologia dell'ictus giovanile in realtà è piuttosto frequente e con essa ci dobbiamo confrontare quotidianamente. Le cause sono molte altre, oltre quelle della malattia di Fabry. In un 25%-30% dei casi in realtà non si trova una causa definita. Le cause più frequenti sono
la malattia dei piccoli vasi nei soggetti con ipertensione arteriosa o diabete mellito, oppure eventi, fenomeni cardioembolici in soggetti che hanno una cardiopatia da altre cause. In un certo senso, quindi, la maggior parte dei casi di ictus in soggetti giovani o sono dovuti a causa non nota o sono dovuti a meccanismi analoghi a quelli che si trovano nella malattia di Fabry. Di conseguenza è razionale domandarci in che percentuale l'ictus giovanile sia dovuto alla malattia di Fabry. E per questo, sono stati fatti degli studi negli ultimi anni con un approccio di screening, cioè tutti i soggetti entro una certa età, di solito entro i 60 anni, con ictus che si presentavano a centri ospedalieri venivano sottoposti a un prelievo di sangue. Un prelievo di sangue per la determinazione dell'attività enzimatica dell'alfa-galattosidasi A e per l'analisi molecolare del gene, così da vedere se c'erano dei reperti compatibili con una diagnosi di malattia di Fabry. Questi studi hanno dato risultati variabili, ma alcuni di questi studi hanno mostrato che la malattia di Fabry, che c'erano reperti compatibili con la diagnosi di malattia di Fabry nel 2-3% di questi pazienti con ictus giovanile. Per la variabilità dei risultati non è possibile stabilire in maniera definita qual è la percentuale, il contributo percentuale che la malattia di Fabry dà all'ictus giovanile. Nella nostra esperienza a Firenze ci siamo resi conto però che l'approccio mediante screening permetteva di riconoscere senz'altro alcuni casi di soggetti con ictus giovanile dovuto a malattia di Fabry non diagnosticata finora, nonostante che avessero avuto numerosi ictus già in passato. In sintesi, la malattia di Fabry presenta un decorso clinico caratteristico, anche se può essere difficile diagnosticarla correttamente per la sua rarità e variabilità. Una diagnosi corretta e tempestiva sarebbe importante non solo per la severità dei sintomi, ma anche perché esiste una terapia raccomandata, che è la terapia enzimatica sostitutiva. Sicuramente questa malattia è responsabile, non riconosciuta, di ictus in giovani adulti. Nei giovani che hanno avuto un ictus, l'approccio con screening aiuta sicuramente a ridurre gli errori diagnostici, ma non è stato ancora in grado di dirci l'esatta percentuale di ictus in soggetti giovani che è dovuta alla malattia di Fabry. Questa proporzione può variare non solo in relazione ai criteri di reclutamento dei pazienti, ma anche in relazione probabilmente alla frequenza della malattia di Fabry nelle comunità dove è condotto lo studio.